Italia gli stranieri residenti al 1 gennaio del 2019 sono oltre 5.255.000 e in realtà il 30% dei residenti proviene da paesi dell'Unione Europea e nel complesso oltre il 50% proviene da un paese comunque europeo. Il 31%, se consideriamo soltanto i cittadini non comunitari, proviene dall'Africa. Di questi, il 40% proviene dal Marocco. Poi un altro 29% dei residenti stranieri proviene da paesi asiatici e un altro 29% da paesi europei non comunitari. Se consideriamo i flussi più recenti che sono arrivati in Italia, l'Africa ha assunto senz'altro rilievo. Il 42% dei nuovi permessi rilasciati nel 2017 è stato rilasciato a cittadini africani, in particolare a cittadini della Nigeria. E comunque continuano i flussi anche dai paesi europei, in questo caso specifico nel 2017 il 17% dei nuovi permessi è stato rilasciato a loro. Come potranno questi nuovi flussi migratori influenzare la struttura della popolazione straniera in Italia? Beh, dipenderà da molti fattori, sicuramente dal fatto o meno che questi nuovi migranti si stabilizzino sul territorio, non è detto infatti che restino in Italia. E poi dipenderà anche da come queste tendenze recenti evolveranno in futuro. Abbiamo avuto infatti in Italia dei flussi migratori in passato che si sono esauriti nel breve termine, come ad esempio quello proveniente dai paesi della ex Jugoslavia.